cantato insieme il Salmo responsoriale, ci ha fatto continuamente ripetere un riferimento a un dato comune a tutti gli uomini di tutti i tempi. Tutti là sono nati, ecco il dato comune. L'uno e l'altro è nato in essa. Là costui è nato. Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. Insomma, il tema della nascita, pensiamo al lungo elenco della genealogia di Gesù, è il tema che attraversa tutta la liturgia della solennità della Natività della Beata Vergine Maria, cui questo santuario è dedicato. Il grande Sant'Agostino commenta così il Salmo che abbiamo cantato. L'Altissimo ha fondato questa città, Sion, per nascervi, per nascere in essa. Allo stesso modo, ecco il parallelo bellissimo, ha creato sua madre per nascere da lei. Quale promessa, quale speranza, fratelli miei. Ecco, per noi l'Altissimo che ha fondato la città, Sion, e le dice madre. Il passaggio dalla Sion materiale alla Sion vivente, che è Maria e la Chiesa. La prima lettura ci ha ricordato la profezia di Michea, e anche lì il tema della nascita emerge subito, afferma Michea. Quando colei che deve partorire, partorirà, ma anche il Santo Evangelo, che sembra a prima vista un elenco arido di nomi per noi difficili, persino da pronunciare, non dico da ricordare, è tutto centrato sulla nascita, ma sulla nascita di Gesù in questo caso. E qui c'è un primo elemento molto importante da comprendere per noi questa sera, che il cuore della festa della nascita della Vergine è la nascita di Gesù, perché la nascita della Vergine è tutta orientata alla nascita di Gesù, come la città di Sion era orientata a questa stessa nascita. Matteo ricostruisce con puntiglio la genealogia di Gesù, da Adamo fino a Giuseppe, lo sposo di Maria. Ed è impressionante osservare per noi questa litania di nomi, nomi noti, Davide, Giuseppe, e nomi sconosciuti, eppure giunti fino a noi questa sera, nomi di uomini grandiosi di fede e nomi di empi, nomi di santi e nomi di peccatori. Ma la cosa impressionante, che ritorna al grande messaggio di questa festa, è che Matteo ripete decine di volte, come il tocco della campana udita, generò, generò, generò. Quindi il centro a cui conducono e da cui partono tutte le linee della storia diventa nella liturgia di oggi la nascita nel corpo mortale, nel corpo di carne del Figlio di Dio. Ed è in vista di questo mistero centrale della storia che è stata decretata la nascita della Beata Vergine Maria, che noi qui stasera, da tutta la diocesi di Adria e Rovigo, con i padri benedettini olivetani, veneriamo. E infatti,
sotto la speciale protezione della Vergine festeggiata nella sua natività, Giovanni Tolomei, il grande santo fondatore degli Olivetani, ha voluto mettere la sua persona anzitutto, scegliendo il nome di Bernardo, un grande padre del monachesimo innamorato della Vergine. Le pagine più belle sulla Madonna si possono leggere ancora oggi in San Bernardo. Alla Natività di Maria, il santo Bernardo Tolomei ha intitolato la famiglia benedettina da lui fondata, che per secoli ha custodito, servito, vivificato il santuario di Nostra Signora del Pilastrello, di cui avete lungo tutto l'anno festeggiato il quinto centenario. Allora, la nascita di Maria è in un certo senso lo spartiacque della storia della salvezza. Un altro grande scrittore ecclesiastico, Andrea di Creta, ha intuito nel VII secolo genialmente questo dato e, parlando della festa di oggi, ha detto: l'ombra della notte si ritira all'appressarsi della luce del giorno. La nascita della Vergine Maria è come una pietra di confine tra il Nuovo e l'Antico Testamento. Fratelli carissimi, noi oggi, anche nella nostra Italia, anche in queste nostre terre del Nord-Est, dobbiamo tornare a ridare tutta la sua dignità alla nascita. Dobbiamo ritornare a vivere con forza e a pensare con forza il significato del nascere e del generare. Là è nato, generò. È necessario, perché la catena delle generazioni, che va oggi spesso dai bisnonni fino ai pronipoti, deve ritrovare uno slancio educativo. Uno slancio educativo rinnovato può venire solo da un recupero di lavoro da parte di tutta la catena delle generazioni, che oggi sono spesso quattro anelli. La promessa di bene che il bambino incontra nella nascita, ripensiamo in questo momento alla nostra storia personale. Noi abbiamo incontrato, quando appena abbiamo imparato a dire le prime parole, abbiamo incontrato una promessa di bene nei rapporti d'amore iniziali con i nostri cari. Ebbene, questa promessa è chiamata ad attuarsi mediante il compito della trasmissione. Ecco, i genitori, i nonni, i bisnonni, e della assunzione, ecco il compito del figlio, del senso pieno della vita.